Have you told your friends that you see ghosts? Oh, absolutely not. Gina Rodriguez returns in Not Dead Yet. I'm back, baby! Who is up? Oh, she's the obituary writer. And Brad Garrett joins the brilliant ensemble cast. Titan, Maverick, Titan of all Mavericks. These are all words used to describe me. Baby, I got you shook. Not Dead Yet. Season premiere. Tonight, 8:30, 7:30 Central on ABC. And stream on Hulu. Inspired by the life of the savvy and ambitious Colombian businesswoman Griselda Blanco comes a new Netflix original limited series. Griselda tells the story of a devoted mother who, with her lethal blend of charm and relentless savagery, creates one of the most powerful cartels in history. Witness Sofia Vergara's captivating transformation into the godmother of the underworld. Griselda, now streaming only on Netflix. E ora un consiglio dal Voice Network. Hai mai pensato che la casa di carta parla di blocchi, che il trono di spade spiega benissimo i traumi e che una mamma è meglio non averla per amica? Io sono Alessia e sono una psicologa. E io sono Giorgia, estivo di serie TV. E ogni sabato ti aspettiamo con TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni e i grovigli vari. Cercalo sulla tua app di podcast preferita. Ah, c'è un sacco di fervore per questa Clara, poi ho capito perché, questa ha fatto mare fuori. Leggo nella sua carriera che mai fatto nulla. 2020, durante il lockdown, inizia la sua carriera musicale partecipando al brano Io e te, Nicola Siciliano, edit Sony. Così, cioè, io inizio la mia carriera a 15 anni in un garage facendo 200 canzoni, nessuno se ne ricorda neanche una. Io, nel senso migliaia di persone, poi arriva questo, primo brano, Nicola Siciliano, che comunque, insomma, inizio un brano featuring Jamil, porco Diaz, a livello hip hop. Poi, 2023, scritturata per interpretare il ruolo di Giulia in arte Crazy J nella serie, scritturata, così, 2023, faccio una canzone e poi sono scritturata per fare mare fuori. Non c'è nemmeno manco, dici, ah vabbè, studia canto e pianoforte, insomma, durante il liceo, ma inizia la sua carriera modella, e quindi di conseguenza per me questa, vabbè, fatto poi Saremo Giovani eccetera, ma di conseguenza io faccio veramente fatica, però vedo che è seguitissima sta ragazza, apprezzatissima al suo pubblico, faccio veramente fatica a spingere questi artisti, cioè devono un attimo fare un po' di gavetta prima di avere la mia approvazione. E porta come cover Il cerchio della vita, che sarebbe la canzone di Re Leone, con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche, il Teatro Reggio di Torino. No, per carità, ma nel senso, la canzone è quella di, insomma, che ha portato la solita canzone della Sanremese, cioè se la cantava una qualunque ragazza, non so se avrebbe avuto questo wow, questa roba. Io, raga, non è per qualcosa, perché che cazzo gliene frega a Clara del mio parere, della mia opinione, figuriamoci, o a voi che state a sentire, mo, figuriamoci. Lei sta là e sto a casa a parlarne, quindi nel senso, ci avrà ragione lei, cioè lei che fa i conti con se stessa, io sto bene qua, però nel mio spazio perlomeno, cioè se devo parlare di un artista cerco di parlarne, di parlare di quelli che per me sono artisti, cioè nel senso, già fa una canzone ci vuole un cazzo, ma alla fine è una canzone, però insomma un successo del genere, cioè quando manca quella gavetta vera, dice, ma tu che ne sai nella sua vita, ho capito, però manca a far così, senso che non c'è gente che studia, c'è gente che invece fa gavetta in strada, c'è gente che trova un modo, però nel senso, chi così da zero prende adesso come prodotto gli facciamo fare canzoni, cioè nel senso, lei è proprio un prodotto da speculazione che prende da tutte le parti, questo è il concetto, e quindi abbiate pure rispetto di me, che insomma non sono qui a dire che canzone di merda, non sono qui a insultare, non sono qui a attaccare, però manco sto qui a elogiare, o mi devo informare per capire chi è Clara, chi cazzo è Clara. Dai, su. Ho proprio voglia di fare un nuovo podcast. Oh, dai! Sì, divertente, che spieghi delle cose, magari con degli aneddoti che coinvolgano. Sì, dai, mi piace. Lo chiameremo Moriremo Tutti. Moriremo Tutti.
ma non era divertente. Moriremo tutti, l'allegro podcast che parla di assicurazioni sulla vita e non solo, che induce a gesti scaramantici, ma ti diverte anche un sacco. Cercalo sulla tua app di ascolto preferita.